Ciao a tutti! Conosci persone che fanno cose in modo diverso dagli altri? Bene, a volte li consideriamo strani o persone fuori dal mondo, anche se oggi preferiamo la parola creativo. Nel video di oggi ti mostrerò gli operai più creativi del mondo. Vedere cosa fanno è un vero piacere. Questa non è una pubblicità di un ottimo e geniale tavolo in cui potresti rilassarti bevendo qualcosa con i tuoi amici. Anche se ti consiglio di raccogliere i tappi delle birre e creare qualcosa di unico. Ma tranquillo, se non bevi puoi anche usare i tappi delle bibite. Quello di cui hai bisogno sono un paio di pezzi di legno, una dozzina di tappi, una buona quantità di pazienza e giusto un po' di resina per tenere imballati per bene i tappi. Ed ecco che il tuo tavolino è pronto. Non sappiamo esattamente come si crea un enorme piatto come questo, perché sembra più una vasca per gnomi o una barca. Comunque ci vuole una buona maestria da parte degli artigiani che ci lavorano e una buona quantità di argilla, ovvero circa 500 kg. Inoltre, per una buona riuscita del piatto, serve anche una grande intesa da parte degli artigiani, che per qualche strana ragione si toccano il braccio. Questo per dare forma e compattezza al piatto. Se ti cade una moneta a casa, non hai alcuna fretta a prenderla, ma meglio lasciarla incollata sul pavimento. Probabilmente questo era il tipo di pensiero che ha spinto questo ragazzo a spendere 27.000 centesimi per creare un nuovo pavimento. Dopo aver ricoperto il pavimento con tutte le monete, comportandosi come un vero pirata moderno che aveva bisogno di uno scrigno per mettere al sicuro le sue monete, ha usato la resina per ricoprire il suo tesoro. Ora ammira cosa possono fare questi esperti con un po' di bambù e con alcuni barattoli di fango. Anche se non sembrano materiali molto adeguati, infine si ottiene una casa molto bella, con un design unico, finestre di vario colore e tutti i comfort possibili. Ti piacerebbe vivere in un posto come questo? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Generalmente il mattone non è considerato un materiale molto elegante, a differenza del marmo o dell'argilla, che servono per creare opere d'arte come le statue o anche alcune colonne. Però il mattone è un materiale perfetto se utilizzato da veri maestri, che utilizzano mattoni normali per costruire oggetti magnifici e assolutamente incredibili. Spero questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e non dimenticatevi di lasciare like al video. Detto questo, ci vediamo alla prossima!